Ciao Swir Family, io sono Swir Vanilla e oggi sono qui per aprire insieme a voi i nuovissimi Skiffidoll Pops Pets. Ma prima di cominciare a scoprire questa fantastica novità in casa Skiffidoll, vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica Magic Sigla! And welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super pop pops video. Ebbene sì, perché oggi, come avete ben capito, sono qua per scoprire insieme a voi una super mega novità Skiffidoll, ovvero i Pop Pops Pets, ovvero questi animaletti rinchiusi all'interno di un brufolotto di slime che voi dovete andare tramite un marchingegno apposito, andare a scoppiarlo, uscirà lo slime ovviamente, e insieme allo slime un animaletto super super carino. Animaletti che mi fanno ricordare tantissimo oddio, non mi ricordo più, erano i Lost Kitties, avete presente? Ecco, un pochettino la trama, cioè insomma il disegno, le espressioni, così mi fanno venire in mente i Lost Kitties. E come vedete, ecco, così. Hanno ovviamente una checklist che trovate sul retro della confezione, però prima di parlarvene, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like a questo video, ma soprattutto se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magic Swir Family, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok. E detto questo, cominciamo a scoprire questi Pop Pops! Allora, i Pop Pops Pets li trovate nelle migliori edicole ad un prezzo di, oddio mi sono perso col prezzo, di 3,99€ la confezione. È una confezione di due slime, come vedete, e ovviamente in allegato c'è il suo fantastico mini magazine. Però andiamo giù nella mia postation immediatamente, così li scopriamo più nel dettaglio. Ed eccoci qua Swir Family, finalmente catapultati nella mia super brufolosissima postation. E come vedete qua in pole position ci sono già i nostri Skiffidoll Pop Pop Pets. Come vi dicevo prima, costano 3,99€ il pacchettino, il Pop Pack. Fa parte della serie 1, scoppiano in un pop e trovi subito due pets. I pets sono in tutto 60 e tutti da collezionare. La collezione, oltretutto, la trovate sul retro della confezione. È una checklist. E la checklist all'interno c'ha dei personaggi comuni, super rari, rari e special edition. Ovviamente la checklist più dettagliata la trovate all'interno del mini magazine in allegato, che vi fa vedere sia prezzo e eccetera eccetera eccetera. Il mini magazine parla tutto, se non sbaglio, di arte, onomatopee, arte e musica, quindi più che scientifico-logico è artiologico, guardate. L'arte pop, Andy Warhol, oddio madonna, la mia Maggie. E qua, insomma, ci sono i nostri Skiffidoll Pop Pop Pets. Qua c'è una checklist più dettagliata, che ovviamente fa vedere la rarità, le famiglie, ci sono i bassotti, i pinguini, i bradipi, i gattini, le foche, il lama e i maialini. Ah, non è un unicorno, io pensavo che questo era un unicorno, invece no, è l'animale del momento, ovvero il lama. E poi qua vi fa vedere in tre fasi come funziona lo scoppio. Uno, scarta la confezione ed estrai uno dei due pops. Scoppia in un pop, che sarebbe alla fine lo schiaccio del brufolo, e alla fine trovi subito un pezzo. Se non sbaglio, lo slime all'interno è, oddio, mi sembra un clear slime, un putty slime. E quindi bando alle ciance e cominciamo ragazzi. Apriamo la confezione, così, e vi trovate subito le due, tipo due cialde del caffè. Eccola qua, cialda numero 1 e cialda numero 2. Io ho tutta la confezione da aprire, quindi preparatevi. Cialda numero 1 e cialda numero 2. Cosa succede? Noi facciamo... dobbiamo schiacciare, oddio. Che impressione, veramente sembra di schiacciare un brufolo. Fate... come funziona, ragazzi? Oddio, è scoppiato!
esce questo slime, sì, alla fine è un putty slime barra clear, e all'interno trovate questo animaletto barra personaggio. È un maialino. Mio Dio, un maialino ananas. Sono un po' piccolini, si fa un po' fatica a capire. Dove mettiamo lo slime usato qua? È uno slime un po' acquoso, come vedete, aiuto. E questo qua è il primo personaggio. Un personaggio un po' piccolino, però tutto sommato mi scivola. Mi scivola. È un personaggio un po' piccolino, però tutto sommato stampato abbastanza bene. È un maialino e si chiama... No, non è un maialino, però sì, è un maialino e vi dico subito la sua rarità. Maialino ananas è un maialino comune, se non sbaglio. No, non è un maialino ananas, è un maialino tacos, secondo me. Sì, assolutamente. Maialino tacos, perfetto. Oddio, del tacos non ha molto, sembra più un ananas, però vabbè, dettagli. Perfetto. E dopo il maialino tacos proviamo il secondo brufolotto. Pronti? Ah, pop! Perfetto, slime super bagnato, bagnatoso. E cosa c'è all'interno? Questo qua è il personaggio. Mi piace un sacco l'idea del pop. Tiriamo fuori il personaggio, che lo guardiamo. Adesso vi faccio vedere anche lo slime, perché ovviamente è padrone anche lo slime di questo video. È uno slime molto molto appiccicoso, che dà proprio l'idea di brufolotto che scoppia. Perfetto, rendiamolo anche un po' trash questo video. Come vedete è clear e profuma di niente, non ha profumo. Sappiate che gli slime non profumati durano di più, ok? Ecco, ve lo dico perché tante volte magari mettete dentro l'aroma in uno slime, però vi dura di meno. E invece lo slime non profumato dura molto di più. Ottimo, andiamo avanti, oddio, e scopriamo il nostro personaggio, raga, però è molto appiccicoso. Ottimo. E questo è il personaggio che abbiamo trovato nel secondo brufolotto. E si tratta, se non sbaglio, della banda Bassotti. Oddio, spero. Mi sembra la Bassotti, la Bassotti Band. No, 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 non sono Bassotti. Guardiamo. Si fa un po' fatica a capire di che personaggi si trattano. Devo cercare quello con la cuffietta da nanne, insomma. Oh sì, è un lama. Vabbè, dettagli. Comunque è un lama ed è un comune anche questo. Facciamo ancora due pop o sennò il video diventa veramente troppo lungo. Pronti? Ah, perfetto. E guardiamo cosa ho trovato. Una cosa rossa. No, vabbè, cos'è questo qua? Mi sembra il gattino. Il gattino, vabbè, qua slime ovviamente. Cos'è il gattino capuccetto rosso? Aspettate che non lo mette a fuoco. Gattino capuccetto rosso, se non sbaglio. Guardiamo nella checklist. Non è il gattino capuccetto rosso, ma bensì è il Bradipo. Mi sembra il Bradipo. Ed è un special edition, almeno credo. Ma del Bradipo, scusate, che cos'ha? Cioè, dettagli. Perfetto, scoppiata di brufolo. Yeah! E finalmente ho trovato un gattino. Perfetto, ho trovato il gattino tennista. Eccolo qui, il nostro gattino tennista, super puccioso anche lui. Eccolo qui. E fa parte degli comuni. Esatto, comuni, è un comune. Ok, andiamo avanti a scoppiare. Poi scopriamo i personaggi che ho trovato in questa collezione. Ok, Sphere Family, sono riuscito a far scoppiare tutti i nostri pop pets e cominciamo dai primi ritrovamenti, ovvero alcuni membri della famiglia Bassotti. Guardate che carini, ci sono questi qua che assomigliano tipo a dei cupcake, dei tortini, poi c'è questo qua con la cuffietta e poi c'è la Bassottina vestita da cuoca. Oddio, ecco, va a fuoco. Poi alcuni membri della famiglia dei maialini, guardate che carino, quello fotografo, quello tacos che abbiamo visto prima, e il maialino fragolina, la famiglia delle foche,
Vedete questa qua tutta maculata, poi questa qua dentro nella bacinella. La famiglia del lama, quella fiorellina, quella unicornosa e quella che dorme. La famiglia dei gattini, quello nella borsettina, eccolo qua, quello vestito da Cleopatra e il tennista. La famiglia dei pinguini, quello nel salvagente, sì, questo qua sarebbe un salvagente a forma di unicorno, quella hawaiana e infine quello sullo slittino. E per finire la famiglia dei bradipi, quello all'interno delle fasce, sembra un bebè questo, e poi la bradipa capuccetto rosso. E adesso ritorniamo noi per i saluti. E rieccoci qua su Sir Family dopo aver scoperto questa super mega divertente novità di Skifidol. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video e se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica Sir Family iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio pop pops a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!